Signori e signorine, alti e bassi, belli e brutti, volevo comunicarvi assolutamente di non mancare questo pomeriggio alle ore 16, dalle 16 in poi, sul canale Twitch di Ludi Zlatan, che troverete in descrizione e in questo momento sulla mia mano. È abbastanza inutile cliccarci perché se ci andate adesso non trovate niente, a meno che non state guardando questo video alle 16. Comunque non mancate perché ci sarà una diretta appunto di Zlatan riguardante la finale di Champions League della sua carriera con il Nottingham Forest tra Nottingham e Chelsea. Quindi direi assolutamente di non mancare, l'ho scritto anche ieri sulla pagina Facebook, ve lo dico in questo video al volo proprio. E quindi niente, vi saluto, noi ci becchiamo con i prossimi video, intanto vi lascio a questo, il secondo episodio di Martered e niente, sto a dormire in piedi, però bella. Bella ragazzi e bentornati su Murdered. Oggi siamo qui con il secondo episodio. So che ve lo porto dopo un po' di tempo, ma ho validi motivi, nel senso che come sapete volevo vedere, testare il primo episodio, il primo video che ho fatto su questo titolo per vedere un po' le vostre reazioni e per sapere se volevate o meno un let's play. Fatta questa considerazione, quindi capito che volevate un let's play, ho avuto comunque un po' da fare sti giorni, considerando che è uscita anche la demo di FIFA, quindi mi sono concentrato su altro. Adesso però torniamo e spero di portarvi molti episodi di fila di questo gioco. Anch'io non ci gioco da quella sera, quindi riprendiamo, continua. Ok, ritorna sulla scena del crimine. Ci eravamo lasciati qui. Se non mi ricordo, ok, si corre con L2. Salem. Vedere il proprio corpo in mezzo a una strada è come fissare uno specchio senza distogliere lo sguardo. E così realizzi di non saper più distinguere la realtà dal riflesso. Già. Non penso sia bellissimo comunque. Lui mi sembra abbastanza tranquillo. Sì, bella idea, Baxter. Comprometti le prove. Rinforzi? E chi li vuole i rinforzi? Non avresti dovuto provare a essere uno di noi. Eri davvero un povero figlio di puttana. Non penso si volevano tanto bene questi, eh. Ehi, Baxter! Ehi! Torna a E non raccogliere le penso che le ragioni testimonianze. ce l'abbia il Forza. pelato, considerando che non gli Sì? vogliono bene, mi Sono io lo sembra. stupido? Questa scena non è Esatto, la sua, stessa cosa ha detto lui. Tenente. Prego, porga i suoi rispetti e vada via. Sì, non sarà la mia scena, ma il caso è mio. Sarà mio domani e il giorno dopo. Fin quando non lo troviamo. Non dimenticartelo, sergente. Bravo. Seguo solo gli ordini del capitano. È la procedura quando un membro della famiglia. Bene. Ha capito che Adesso stava di devo ragazzata, recarti. quindi si è stato zitto. Ho perso il conto delle volte che avrei voluto vederti morto. Fammi un favore, canaglia. Di' a Giulia che mi manca. Lo sa, Rex. Lo sa. Devo scoprire le tracce dell'assassino prima che sia tardi. Sbaglio, quella pistola in basso era bianca. Allora, la morte in ex criminale, va bene, trova degli indizi sull'assassino, devo continuare a investigare, magari scopro qualcos'altro. Inizio a indagare, Un'occhiata però al io ho una comando di curiosità. Steward Ho per visto la scoprire pistola per terra cosa bianca. sanno. Quindi l'uomo con il cappuccio l'ha visto? E teoricamente sarà L'ha bianca. visto! Ha ucciso quel tizio per strada! La possiamo anche prendere. Forse. Vorrei sapere di cosa stanno parlando. Basta con sti invidi, raga. Devo vedere se hanno trovato nuovi indizi sull'assassino. Ah, Questi bella sta indizi cosa. dovrebbero dirmi qualcosa. Allora, origlia. Che
Rottataccia, eh, Robinson? Già. Pazzesco. Ronan, non ci posso credere. Non capisco, che ci faceva qui? Sarei cercata. Un testimone ha avvisato la centrale che il killer era nel palazzo. Ronan ha preso la chiamata e se n'è andato senza aspettare i rinforzi. L'assassino gli ha fatto fare davvero un gran bel salto. E poi bababababam, sette colpi al petto, ma non al bruciapelo. Ma non... Ma non capisci quando devi finirla, pazzo? Ah. Ma li hai visti quei tatuaggi? Tutta quella merda da mafioso. Ma saranno cazzi suoi? Poliziotto. Vuoi vivere da ladro e allora muori da ladro. Era uno di noi, coglione. Questo riga mi sta già sul cazzo. Comunque, allora, dobbiamo trovare degli indizi. Io ripeto, avevo visto la pistola. Ah no, no, era semplicemente la luce. Però si può? Ah, ispeziona, vai. Ultima sigaretta. Posso ispezionare anche il cadavere. Violenza eccessiva. La madonna. Ah, ispeziona, qui cosa c'è? Proiettili che mi hanno ucciso. Allora, è dall'inizio che sentiamo parlare di questa campana. E qui addirittura ci parlano del killer della campana. Quindi chiaramente questa è una cosa che dobbiamo tenere a mente. Allora, qui dietro cosa c'è? Schegge. Ah, allora, adesso io sono nel corpo, tra virgolette, aspettate un attimo, lo faccio rivedere. Adesso sto qua, nel corpo di questa che andava calmata. La posso condizionare. Killer della campana, vediamo un po'. Sì, l'ho visto. L'uomo incappucciato. Perfetto. Là fuori. È fighissima sta cosa. Quarto piano, credo. Ok, e quindi è già un indizio in più. Pistola di riserva. Che vuol dire pistola di riserva? Mi è proprio servita, sì. Mi è servita a lui. Allora, puoi scoprire indizi importanti per le indagini osservando quello che ti circonda attraverso gli occhi dei vivi e selezionando l'informazione più significativa. Oh, l'unica arma rinvenuta è questa. Non hanno trovato altre armi sulla scena, ho usato la mia pistola per uccidermi perché non aveva un'altra. Direi che questa è l'informazione più importante. 8 indizi su 8. Concludi l'indagine. Quindi anche da morto, ragazzi, riusciamo a fare l'investigatore nel migliore dei modi. Ma quale? Nell'appartamento deve esserci qualche indizio. Sicuramente. Questa è la porta ed è, chiusa. Però. Fantastico. Lui è vivo. Figo, perché quando passiamo attraverso il loro corpo loro hanno brividi di freddo. Noi abbiamo tipo l'asma, perché è giusto così. Che era quel coso? Allora. Oh, sei tu. Mi sembrava di aver sentito qualcosa. E tu che cazzo sei? Devo seguire lui? Sì. Dov'è? Ehi. Merda. Vuoi farmi venire un altro infarto? No, volevo solo... Per la miseria. Era una domanda retorica. Forza, che aria sperduta. Dai un'occhiata in giro, guardati intorno. Nessuno te lo impedisce. Ok. Ehi, guarda che ti sentono parlare, tesoro. Speriamo non mi faccia domande, o si accorgerà che non lo sto ascoltando. Che troia. Gente in giro. Quell'altra donna, quella del secondo. Non vedo l'ora che Jennifer cambi casa. Perché? Vabbè. Allora. Non so che ti dà fastidio.
Oddio, ho visto qualcosa qua sopra. Cioè io dovevo andare fino al terzo piano. Sì, al quarto piano, scusate. Adesso siamo al terzo, se non sbaglio. Mamma mia. Ah, è la ragazzina di prima. Di prima, poi. Ehi, ehi, come diavolo è riapparso? Sono stato io? Ehi, ehi, torna qui! Quello non ti riguarda. Ah, sei proprio stronza, però, eh. Sembra... Sì, Liban. Una specie di codice. Allora, vediamo un po' sta roba. Beh, meglio che vada al quarto piano prima che la polizia porti via le prove. Esatto, mi pare giusto. Madò. Che roba è? Sì, te c'ha dei problemi comunque, eh. Dove sto adesso? Tornato. Se si accorgono... Ah, questi sono i demoni. Perfetto. I resti delle anime dei fantasmi impediscono ai demoni di rilevare la tua presenza. Quindi, nasconditi. Passa da un nascondiglio all'altro. Per passare da un nascondiglio all'altro... No, puoi passare, non per passare. Per sfuggire ai demoni. Sì, ma come ci passo? Ah, ok, mi dà lui il... Già me l'hai detto. Se i demoni ti perdono di vista, smetteranno di cercarti e se ne andranno. Questo penso fosse l'obiettivo, no? Ok, tieni premuto R1 per rilevare la presenza dei demoni attraverso le pareti. Avvicinati con cautela. Esci. R1, perfetto. Quindi lui sta là perché vabbè, se n'è appena andato, adesso si sta allontanando. Ora si fa sul serio. Nate, dai le fish. Svela. Controlla un po'. Salem è piena di segreti. Esplorala a fondo. Persino un semplice pezzo di carta potrebbe rivelarti qualcosa di utile sulla città e sui suoi abitanti. Ancora 6 per completare la storia. Quindi cosa cazzo devo fare per non farmi divorare da lui? Allora, vai all'appartamento del quarto piano, l'avevo capito. Lui sta qua proprio. Credo di riuscire a passare. Sono una volta e vengo qua dentro, ma non posso più passare. Io una prova la devo fare. Così per scrupolo. Me la rischio un casino, però qua non ci sono nascondigli, quindi so che fa. Ah, ok, me lo devi dire. Allora, avvicinati, ne è venuto R2 per poi eliminarlo. Alle spalle, però. Perfetto, esorcista, signori. Mi sento cattivo. Allora, saliamo. Così riusciamo a vedere dove sono. Allora, perfetto, c'è un demone di là. Adesso siamo al terzo. Nasconditi. Perfetto. Dov'era il demone? Non lo so. Ma sono tutti uguali sti piani. Ok, quello penso sia un altro oggetto da scoprire. Infatti svela. Controlla. Ancora 5 per completare la storia. Beh.
Ma la madonna, torna indietro, corri, 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 nasconditi. Porca puttana. Mamma mia, raga. Che colpo. Che colpo. Lo devo ammazzare, eh. No, scusa, ho sbagliato. Ho preso un colpo. Oh, sfuggi, sfuggi. Nasconditi, cazzo. Ho preso un colpo, raga. Cioè, io sapevo che lo potevo ammazzare. Poi non me l'ha fatto ammazzare. Allora, dunque, io dovrei arrivare dall'altra parte della stanza. Questo ce l'ho qua. Nasconditi qua. Vai, procediamo così. Ma io devo riuscire a uccidere questo. Ammazzato? Ammazzato? L'ho ammazzato. Dai. E adesso? Andiamo. Fammi salire però, Non fa scherzi. Mi sta a far salire. C'è qualcuno? Non se ci siamo, perfetto. Ok, gente. Dai, è così. State indietro, per favore. Che cos'è successo? Perché non mi viene in mente nient'altro da chiedere? Mamma mia, che tensione. Stiamo ancora cercando di ricostruire i fatti. Qui sono un paio di fantasmi, un po' di roba interessante. Sveliamo questo. Controlla. 4 per completare la storia. Ok. Di qua invece. Ehi, hey, Broyles. Hai visto la ragazzina che vive qui? Se si fa vedere, dimmelo. Hai capito? Non vorrei che la ragazzina, ragazzi, fosse proprio quella, Baxter indagava sulla ragazzina. Baxter, non Baxter. Intendo quella che ci ha dato indicazione all'inizio, che abbiamo rivisto prima. Questo può essere un punto chiave. E qui c'è una pistola, penso sia la sua, non quella di riserva. Che chiaramente non può prendere. Quella pistola me l'ha data mia madre. Che cosa ci faceva qui l'assassino? Cosa cercava qui l'assassino? Questa è una bella domanda. Dovremmo chiaramente cercare di scoprirlo. Trova la risposta, signori, vi congedo così. Siamo arrivati al termine anche del secondo episodio. Sono più o meno 2 ore che registro, ho fatto veramente tanto, quindi farò uscire un episodio più o meno di mezz'ora. Spero che comunque vi possa piacere. Ditemi se li volete più lunghi, più corti, con più tagli, con meno tagli. Insomma, io sto dando il massimo. Vi invito, come avete visto all'inizio del video, a passare sul canale Twitch di Zlatan oggi pomeriggio. Intanto lì mi chiamano ma non posso rispondere. Vi do appuntamento al prossimo episodio, forse lo avrete domani, forse no, perché sto portando avanti 2 serie in questo momento, che sono chiaramente Murdered ma anche Dragon Ball, che come sapete divido in saghe. Quindi c'è stata la volata della saga di Freezer che abbiamo terminato, adesso ci sarà un'altra volata di un'altra saga e non so quando ve la porterò, probabilmente già domani. Quindi voi comunque restate sintonizzati, stay tuned, noi ci becchiamo con i prossimi video, bella!